Bentornati! Dopo quasi più di un mese sono tornato col TG Sport. Via devo giro destra, ero di uno stab radio. Beh, nella prima parte, come al solito, oggi la prima parte è sempre interessata dallo sport, di tutti i tipi di sport, nel mondo dello sport nazionale, internazionale e regionale. Se vuoi dire devo giro destra, ero di uno stab radio. Andiamo a vedere le prime notizie di sport regionale. Andiamo a vedere una notizia che interessante. Tutto Udinese, se questa salvezza va a conquistare in casa con la serie del Fortino Friuli. Andiamo invece a vedere il basket. La CSA, la Udine per rimpiazzare Powell, benedetta la banchina lunga. Portiere del calcio invece, Stakanov de Agostini dice famiglia e lavoro, così insegue il grande sogno della Serie B. Invece andiamo a vedere le notizie interessanti di questo momento dello sport internazionale e nazionale. Andiamo a vedere il calcio mercato italiano, Milan e Piatek, l'UEFA dice sì all'operazione e l'Inter ha pensato un'idea di Duvan Zapata, la Tarantino. Parliamo del tennis, quindi andiamo in Australia. Nadal regola in 3-7 le ambizioni di Minau. E il rap è perfetto, infatti ora è il classico con betting. Andiamo a vedere, c'è a vedere. Hanno fatto un esempio della Serie A del 10 year challenge, cioè la challenge degli di 10 anni. Come eravamo nel 2009, tra bandiere, campioni, promesse non mantenute. Beh, se fate un caso, se andate a vedere com'era la vendita di Zanetti, non è cambiato molto, ma sono un po' più di là, ecco. Agnazio invece andiamo a vedere altre notizie, in questo momento stanno gareggiando a Obef la staffetta maschile. Invece lo sci alpino, è arrivata una bella notizia, Marco Schwarz, stavolta non sbaglia, sua la combinata di Wengel e seconda vittoria in Coppa del Mondo. Andiamo invece a vedere le mancabile probabile formazione per la 20ª giornata, che tornano dopo queste vacanze, dopo aver giocato anche dopo Natale e prima del Capodanno. Stiamo tornando al sport del solito, cioè il calcio. E si torna alla proprio siamo arrivati alla 20ª giornata, ma alla prima giornata di ritorno. Infatti Spalletti ripropone il belga sulle tre quarti, nel Napoli tante assenze, anche Mertens a rischio forfè, nella Juve gioca Betancourt, il Milan con Cutrone, in Fiorentina Sampdoria sfida tra i nuovi Muriel Gappiadini che iniziano a panchino, invece primo minuto però Kaka all'Udinese e Bielsa nel Cagliari, Soriano e Sansone nel Bologna. In questi 1, 2, 3, 4 giocatori che ho appena parlato sono nuovi delle squadre, giocatori delle varie squadre. Andiamo proprio a vedere la partita che si giocherà alle prima alle ore 15 di Roma-Torino. Zaniolo sarà in vantaggio su Pellegrini, Ansaldi possibile mezzala di Torino. Infatti la Roma assente Perotti, De Rossi e Juan Jesus, Florenzi a destra, Nonzi in leggero vantaggio su Pellegrini, che potrebbe partire in panchina, anche perché sulle tre quarti c'è la conferma di Zaniolo, il giovane Zaniolo, in attacco e Dzeko. Per il Torino invece l'Ansaldi mezzala al posto di Mete squalificato e dietro al posto di Izzo, uno tra Bremer e Liaco. L'altra partita che si giocherà a Udine, sarebbe la giocatina di Udine, sotto Friuli, Udinese Parma, alle ore 18. Okaka sarà subito da titolare, Kuskavici inizia in panchina. Nicola lancia subito il neo acquisto Okaka in coppia con Lasagna. De Paul scala mezzala, squalificati Pussetto e Mandragora. Nel Parma invece Kuska è tornato in Italia a giocare, ed è nuovo del Parma. Appena arrivato inizia in panchina, davanti al tridente invece di Gervino, inglese e Siligardi. L'altra partita è delle 20:30 di sabato. Inter Sassuolo, Nengolan sarà titolare, invece out è Keita.
Boateng del prima punta per il Sassuolo. Andiamo invece a vedere l'altro partita delle 12:30 anticipo di domenica. Frosinone Atalanta, Campbell dall'inizio e invece l'Atalanta al completo con davanti c'era Edith, Gomez e Zappa. Andiamo invece a vedere l'altra partita che sarà Fiorentina-Sampdoria alle ore 15. Una delle due partite alle ore 15. Vedete un po' voi, sono due solo. Fiorentina-Sampdoria, con Muri e Gagliardini cominciano in panchina nelle varie due squadre. Invece Spal-Bologna saranno domenica alle ore 15. Liana tra i pari, Sansone e Soriano titolare. L'altra partita alle ore 18, andiamo a vedere. Allora, il 18 sarà Cagliari-Empoli, Birsa con João Pedro e Zaic con Caputo. Vedete che questa giornata è molto lunga, finirà con lunedì alle 20:30. Andiamo a vedere il big match, sarà Napoli-Lazio alle 20:30, di cui Mertens e Albiol saranno verso il forfait, invece Luis Alberto all'inizio. Invece andiamo a vedere Genoa-Milan, che giocherà lunedì alle ore 15. Jans per Favilli e tre squalificate nel Milan. E andiamo invece a vedere Juve Chievo. Sarà con De Sciglio alle 20:30. Sarà lunedì. Con De Sciglio e Betancourt si candidano. E ok, Giaccherini, l'ex. Andiamo a vedere invece altre notizie, in particolare di non di calcio, ma di altri tipi di sport. Quindi siamo sempre nel mondo dello sport. Andiamo a vedere la Premier League, quindi calcio inglese. Tanti auguri a Pep Guardiola che oggi compie gli anni. E il regalo più bello fu conoscere Mazzone, che capì tutto di lui. Infatti Guardiola giocava nel Brescia e allenato da Mazzone, l'immancabile Mazzone. Poi andiamo a vedere il tennis. Torniamo al tennis, US Open. Scusate, l'Australia Open. Solita battaglia per Seppi, ma questa volta vince Traupe al quinto set. Seppi, illusione, rimpianti, sfumano gli ottavi di finale, eliminato anche Fabiano. Invece Federer non fa sconti, Fritz si arrende nel terzo set e Roger vola ai ottavi. Parliamo dello sci alpino, anzi scusate, torniamo all'Australia Open femminile. La Sharapova colpisce di sinistra e il recupero incredibile. Poi fa punto. Infatti fa il colpaccio ed è successo sulla Swansea. Invece andiamo a vedere l'NBA di notte, immancabile NBA. È questa la giocata della notte dove Siakam, eroe della notte, col buzzer beater della vittoria, cioè il giocatore della Raptors. Infatti, insomma, trascina i Lakers e al successo e vittoria per Toronto. E Denver, dopo vi dirò i risultati nella seconda parte. Parliamo invece della Australian Open, dove Amanda Anisimova è nata una stella, una 17enne agli ottavi di finale. Nella Supercoppa, vi ricordate dell'1-0 che c'è stato tra Juve e Milan? Beh, Milan, anche Gattuso, è stato squalificato e multato dopo la Supercoppa italiana. Nella post partita, Higuaín è stato risponde a un giornalista che gli chiede del Chelsea. Beh, lui dice: stai cercando casino? Non lo troverai. Coppa del Re, cioè in Liga, cioè nella parte spagnola. Beh, Triste al Levante, ma il Barcellona va ai quarti, ma rischia l'eliminazione a tavolino. Chissà perché. Andiamo invece a vedere altre notizie, in particolare il basket italiano, dove c'è stata una delle giocate straordinarie. Invece la scusate, la Tour Down Under, cioè al giro dell'Australia, beh, in piedi si rifà nella volata persa con Sagan nella terza tappa e vince la quarta Tour. Invece la Dakar, il mancabile Dakar Rally nel deserto, beh, Nasser Al-Attiekhi vince la terza edizione consecutiva delle auto, invece Prince trionfa nelle moto. Parliamo invece della biathlon di sci. Beh, Vitozzi pensava che sarebbe stato l'ultimo pettorale rosso e invece l'ho ripreso.
Parliamo del calcio. C'è stata un'intervista su Mourinho. Beh, Mourinho dice: l'Inter è la squadra migliore che ho avuto e ho allenato. Una bella invece notizia del calcio, diciamo, separato, ma non di quanto quotato. Beh, batte il tumore al cervello e torna a giocare. La splendida storia del capitano della Fisterrana 1964. Parliamo di altro. Beh, come la Eurolega, ecco il mancabile Eurolega, dove la Benefica ha vinto in trasferta contro Gran Canaria. Infatti Benefica si impone Gran Canaria, la CSA Capamosca fatica sul Bayern in scioltezza, e invece Maccabi Tel Aviv e Olympiakos. Parliamo invece di Formula 1 anche. Charles Leclerc, nelle prime gare del 2018, ha imparato molto e individuato le mie debolezze. Invece, una brutta notizia è arrivata dalla Davide Lippi, figlio del mancabile allenatore Lippi. Beh, è stato aggredito sotto casa a Milano, minacciato di morte. Pensate un po' voi. Invece, bella notizia di Atletica, beh, Filippo Torto torna in gara ad Ancona e spero di correre il personale nei 60 metri. Altre notizie. Beh, nella famosa scontro che c'è stato tra tifosi interisti e napoletani, ma non solo, anche dei tifosi del Nizza e di altro, beh, la morte di Bella Dinelli e altri due arresti sono stati fatti. C'è anche il capo della curva Inter Ciccarelli. Bene. Allora prepariamoci alla seconda parte, dove ci sono i risultati e programmazioni per questo weekend. Vi ringrazio per l'ascolto della prima parte. Preparatevi per la seconda parte. Vedete Sport di Aldo Giornalista, R1 e Sabrani. A dopo. Ciao.